Salve dalle macchie, sono le 10, erano previsti temporali anche ieri, ma non se ne fa nulla. Da una parte è meglio per le terre, un po' pericoloso, un po' meglio sulle colline, ecco. D'altronde nel nord Italia pare che ci sia una siccità anche in Toscana spaventosa, ecco. Noi almeno qua nelle coserie non ci possiamo lamentare, anzi pure troppa vegetazione, troppa erba e l'acqua è sempre presente, anche quando in altre zone d'Italia manca l'acqua, nelle coserie, per miracolo, l'acqua è sempre presente. Siamo veramente fortunati in tal senso, almeno nelle coserie, poi altri posti non saprei. Beh, io la prima volta che pianto delle angurie nelle coserie, i meloni non ce l'hanno fatta, non sono andata storta qualche cosa, ma piante di angurie ce ne sono e ovviamente non potranno nascere tanto grandi perché bisogna fare altri interventi, mettere anche delle tame, mettere anche altri tipi di concimi, una terra forse anche più forte, però per la prima volta diciamo che sono anche angurie di 4-5 kg. Ma come si fa a sapere se un'anguria è matura? Bella domanda. Qua è anche difficile perché non si vede molto, però la regola sarebbe che bisogna intercettare delle ramificazioni verso la fine, devono essere queste due ramificazioni molto molto seccate, ecco. Sembrano delle molle che spuntano nella parte finale dopo l'anguria, sia prima sia dopo. Vedete, questa è seccata e anche dall'altra parte ce ne dovrebbe essere un'altra anche seccata. Intercettarla, eccola là. Eccola, quando queste due ramificazioni sono completamente seccate, vuol dire che io penso che questa sia matura. Voglio sfidarla anche perché ho sete, quindi mi voglio dissetare mettendola prima nell'acqua. Anzi, ve la faccio notare almeno un pezzettino, vediamo un po'. La prima anguria delle macchie di Michele Expert. Si parte sempre in qualche modo, poi si può sempre migliorare, però per avere. Ce ne sono almeno non tantissime, che molte sono addirittura diventate marce nell'acqua e non ce l'hanno fatta, però ne conto una 7 o 8, qua forse 10. Però ci sono anche in altri punti, anche dall'altra parte, che hanno messo un po'. Adesso mi poggio su questo, diciamo così, bassetto. Eccola qua. Adesso come possiamo fare a testarla? Per non aprirla completamente possiamo. Facciamo un'incisione, c'è sempre il limite dei cellulari in mano. Giusto per farvi vedere all'interno. Ecco qua. Poteva maturare un altro po'. Aveva ragione Marcello, io comunque me la mangio lo stesso perché l'altro giorno una che era leggermente marcia, una particina anche bianca un po', credetemi, era assolutamente saporita. Tra l'altro si dice che la parte bianca abbia un grande potere, come si dice, afrodisiaco, io non sono tanto sicuro. Però dicono che l'anguria della parte bianca stimola parecchio, diciamo così, la virilità maschile. Per quello che può servire oggi, ecco. Provate a mangiare la parte bianca dell'anguria e poi mi direte qualche cosa. Eppure non sembra, peperoncino, quello invece la parte bianca dell'anguria, quella più bianca, ha questo potere. Sono proprio degli studi specifici. Beh, adesso la apro e vedo all'interno com'è. Ve la faccio vedere però.